Da questo momento fino alle 14.30 passano soltanto i civici 7, 8 e 10. Solo questi tre. Si entra a scaglioni al checkpoint di via Fillac, quartiere San Pier d'Arena di Genova. Sono un esercito di più di 600 persone, con le loro vite lasciate in via Porro, in via Pierra, in via Fillac appunto, nella loro casa che hanno dovuto abbandonare. C'è mancato un pelo che mi mette a piangere come un bambino. Io questo casco qua l'ho portato 50 anni fa. Ero un ragazzino, ero vigile del fuoco. E adesso invece per andare a prendere le cose a casa. I ragazzi sono da benedire. Adesso dove siete ospitati? E a Pegli dalla figlia. L'altro giorno, avantieri, quando è caduto il ponte, noi fino a un'oretta subito dopo del crollo del ponte siamo rimasti lì. E poi all'incirca, quasi dopo un'ora, ci hanno fatto uscire, ma senza riuscire a prendere nemmeno mezza maglia. Adesso cosa avete preso? L'essenziale, nel senso le cose che in una casa non si possono lasciare quando vai via, e due o tre cose da vestire perché non si sa quando rientreremo. Gli edifici costruiti sotto il ponte, come questi, verranno abbattuti nel più breve tempo possibile, ha fatto sapere il governatore della regione Toti. C'è troppo rischio che possano essere schiacciati da quello che resta del ponte. Perdite di gas, hanno spento luci e gas, abbiamo ospitato fino all'8 di sera. E dopo siamo andati a dormire in altro posto. Questa è la zona rossa, qui non può entrare più nessuno se non i residenti per pochi minuti per prendere solamente lo stretto necessario. I documenti li ho messi in modo che poi me li vedo a casa. Dove dormite? In casa di mia figlia. Ha vicini che non hanno dove stare? C'è qualcuno di sì, qualcuno c'è la casa, se n'è andato che è a Quinto, che da una sorella, che da fratello. Documenti, bagnoschiuma, medicina, quello che c'è. Niente da brontolare, perché cosa devono dire le persone che hanno avuto figli morti, mariti morti? No, solo dobbiamo stare insieme, aiutare l'altro.